BBMN -m. Blu Boom Maya Max. Blu Boom Maya Max. Dopo questo, ragazzi, No comment. Blu Boom Maya Max. Vediamo come funziona. Che è meglio. Ben ritrovati qui su Mac High mamma mia dopo la pessima figura della intro iniziale, Mac davvero è raschiato il fondo, andiamo a vedere come funziona questo Boom Blue Blue Maya Max che abbiamo provato per circa una settimana. Ma prima di iniziare come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel pollice alto e condividete l'in di questo video con i vostri amici per far conoscere Mac High eh sì, Blueboo Maya Max è un vero e proprio fable, dimensioni davvero importanti per questo telefono di casa Blueboo, lo andiamo ad accendere mentre vi parlo delle sue dimensioni abbiamo 81,8 mm di larghezza per 162,2 mm di altezza e 9 mm di spessore, come vedete il materiale è tutto alluminio sia per quanto riguarda la cover posteriore che il frame laterale, tra l'altro di ottima fattura devo dire in mano dà una buona sensazione a decisione di queste due bande intanto il telefono si sta avviando, ad eccezione di queste due bande che sono di plastica per permettere una migliore ricezione del segnale radio in quanto il telefono ha due antenne essendo un dual band supporta reti 4g come vedremo comunque vi parlo delle sue dimensioni effettivamente in mano si fa una gran fatica a tenerlo ragazzi scordatevi di utilizzarlo con una mano singola dovrete sempre utilizzarlo con due in molte occasioni mi sono trovato in difficoltà a rispondere ad esempio ai messaggi su telegram o di whatsapp con una mano è davvero davvero molto difficoltoso un po' ce l'aspettavamo se poi display di questo tablet quindi ci sta che l'uso a una mano sia difficoltoso non c'è alcun aiuto ad una mano quindi scordatevi l'opzione per impicciolire lo schermo utilizzare con un dito solo il telefono in realtà questa opzione blu boo in realtà l'aveva un po' sponsorizzata in realtà io non l'ho vista e non l'ho trovata quindi quindi l'uso a una mano è davvero difficoltoso il grip non è eccezionale essendo questo in alluminio quindi vi consiglio di utilizzare la cover che trovate nella confezione per andare a aumentare il grip anche se non è bellissima mamma mia ragazzi come vi dicevo nell'unboxing, sembra proprio un vero e proprio pigiamino. Mamma mia, mamma mia, comunque benvenga che ci sia. Perdendo in mano, quindi vi ci vorrà una manona gigante oppure due mani e non se ne parla più. Sul lato sinistro abbiamo il carrellino per il dual SIM. Entrambi i micro SIM supportano il 4G con banda anche degli 800 MHz. Non c'è la banda, però degli 900 MHz e quindi dentro casa fa un po' fatica a prendere un buon segnale appena qui sotto abbiamo il pulsante, lo slide per andare a mettere muto il telefono questa cosa davvero molto comoda basterà andare a azionare intanto ve lo accendo così possiamo vedere anche l'effetto la prima tensione va fatta tra l'altro mettendo il pin non è possibile sbloccare con l'impronta vedremo fra poco come funziona il lettore di impronte digitali vi dicevo basta alzare questa slitta e automaticamente vedete, il telefono si mette in silenzioso e in vibrazione. Davvero utile questa cosa. Anche quando si va al lavoro, basta un semplice slide e il telefono diventa muto. Davvero comoda questa scelta da parte di Bluebook Sotto abbiamo la Type-C per andare a ricaricare il telefono, supporta anche OTG, abbiamo poi sulla destra l'autoparlante di sistema. Sulla sinistra, il microfono che è infossato dentro questa griglietta. Sul lato destro invece abbiamo bilanciare il volume, tasto di accensione e spegnimento e sopra abbiamo il jack da tre e mezzo delle cuffie. Dietro è una fotocamera da 13 megapixel, Sony mx 214 con apertura focale 2.0, vi permetterà di registrare video al massimo fino in full HD. Abbiamo l'autofocus, doppio flash LED, non dual tone, vedete entrambi i LED sono di colore bianco. Sotto abbiamo invece il lettore di impronte digitali che è leggermente incavato all'interno della cover posteriore, quindi si trova anche abbastanza agevolmente col dito, però non funziona benissimo. Andiamo a provarlo, vado ad appoggiare il dito, 1, 2, 3, via... Ok, l'ha preso 1, 2, 3 via. L'ha preso 1, 2, 3 via. Vedete, questa volta l'ho appoggiato ed è stato davvero molto lento il risveglio. A volte sembra quasi non funzionare. Insomma, non una, un lettore di impronte eccezionale, secondo me non funziona benissimo. Se devo darvi una statistica, direi 7 volte su 10 prende l'impronta in maniera corretta. Sotto il logo della casa cinese Blueboo e il nome del telefono Maya Max. Davanti abbiamo una fotocamera da 8 megapixel. Eh, anche qui le foto non sono un granché, come vedremo. Abbiamo poi capsule auricolare sensore di luminosità e prossimità, letti notifica che è messo qua su in alto. Ora non si vede, vi segnalerà sia la ricarica sia quando avrete una notifica in sospeso e non abbiamo nient'altro. I tasti non sono sulla scocca, ma sono dentro il display. Andiamo a sbloccare con l'impronta. Ok, ce l'ha fatta. Vedete: i tasti sono qui, non c'è la possibilità di andare a fare lo switch dei tasti, quindi dovrete abituarvi a avere il tasto indietro sulla sinistra. Per me è cosa abbastanza strana. Solitamente l'ho sulla destra, quindi ci vuole un po' per abituarsi, ma nulla di grave il telefono in linea generale vi anticipo già che gira molto bene non ho mai avuto scatti nel lag um, utilizzando questo telefono anche piuttosto intensamente per un sacco di applicazioni come faremo durante questa recensione partiamo subito dalla sua fotocamera che ahimè non è sicuramente il piatto forte di questo telefono andiamo a vedere i tempi di messa a fuoco um, non velocissimi scatto vedete adesso avevo premuto sul scatto in realtà ha messo a fuoco più a lato riprovo di nuovo vediamo a Mettere a fuoco manualmente, tra l'altro adesso c'è il flash attivo, lo andiamo a togliere, ok Tempo di messa a fuoco, scatto Niente da fare ragazzi, non ce la faccio a beccare il cerchietto giusto Ok, riproviamo Ce l'ha fatta, scatto non velocissimo, la fotocamera è quella standard Mediatek Android 6.0, non abbiamo particolari opzioni, abbiamo il PIP per andare a fare foto nella foto, abilitando questa opzione infatti potrete andare a scattare una foto con la fot fotocamera posteriore e anteriore contemporaneamente, ciao ragazzi, abbiamo la panoramica, abbiamo le solite opzioni insomma che abbiamo visto e rivisto su fotocamere Android Marshmallow 6.0 Mediatek. HDR, scatto col sorriso eccetera eccetera, insomma... Classiche opzioni. Andiamo a vedere però come scatta le foto e ahimè vi dicevo non è un gran telefono per far foto. Partiamo subito con quella appena scattata la piramide di Ciceniza. vedete, i colori sono abbastanza buoni, ma il fuoco non è mai eccezionale, in questo caso siamo praticamente con due faretti che fanno luce a giorno, dovrebbe essere perfetta, e non è stata di sempre questo effetto appannato. Se però andiamo a vedere altre foto, come la macro, anche in questo caso foto sì buona, non eccezionale, con altri telefoni mi sono trovato sicuramente meglio anche a fare le macro, Insomma, un telefono che mi ha lasciato un po' perplesso. Anche questa foto, praticamente, giornata splendida. Sole che punta su questo trenino. E, nonostante tutto, se andiamo a zoomare, vediamo sempre questo effetto appannamento che non ho capito da dove venga. Qui un cielo che era splendido. Però, guardate ragazzi, le scie di questi aerei sembra che abbiano fatto una X per puntare, puntare qualcosa. Chissà cosa devono sganciare da quel punto. Mamma mia, meglio non saperlo. Di notte, beh, non ne parliamo. Se andiamo a zoomare, che qui molto, molto rumore. Vedete, una foto sicuramente non eccezionale. Anche in questo caso, fotocamera, piantina generale, non possiamo andare a promuovere come abbiamo visto. Vediamo invece se il display merita la sufficienza. Partiamo dalla nostra palette di colori. Vado ad aumentare la manita, anche la luminosità. Ok. Vedete, i colori vengono riprodotti bene, non c'è alcun tipo di problema. È vero che inclinando il telefono, guardate come virano già i colori. Soprattutto, già il nero si vede come diventa grigio: classico problema degli IPS. Qui abbiamo 6 pollici HD OGS JDI 1280x720. I colori, però, in via di massima sono ben tarati, anche se c'è il MiraVision. Poi per andare effettivamente a tararli come più piace all'utente, la banda dei colori: sì, anche qui vedete, ruotando un po' il telefono si fanno a modificare il verde. Guardate, diventa verde più scuro, però in linea di massima, devo dire che l'angolo di visione non è affatto male, considerando anche le caratteristiche generali del telefono. I contrasti sono buoni, così come la griglia dei pixel viene riprodotta. Fedelmente, pannello centrato anche se vedete il eh, resize della foto non dà giustizia al pannello vedete viene quasi croppata e non prende tutto lo schermo qui invece abbiamo le nostre penne i colori anche in questo caso buoni non c'è nulla da ridire insomma nero classico difetto degli ips se ne andiamo a inclinare guardate praticamente diventa grigio insomma direi un pannello sicuramente sufficiente ma non eccesso andiamo a vedere cosa muove il telefono quasi mi dimenticavo di andare a vedere le caratteristiche tecniche una Medite che 6758 Core a 1.5 GHz che si comporta abbastanza bene in quasi tutte le occasioni. La GPU è una Mali T860 MP2, come ROM abbiamo 32 GB RAM 32 GB LP DDR3 a 666 MHz della Samsung. Memoria interna espandibile fino a 128 GB, quindi ce n'è spazio a volontà. Come wifi abbiamo a BGN, nulla di che. Batteria, batteria da 4200 mAh, da 4,35V. Sulle caratteristiche tecniche, Blue porta la ricarica veloce, ma in realtà, ragazzi, si ricarica davvero molto lentamente. Col suo caricatore da 2A 5V ci starete più di 4 ore per andare a ripristinare completamente la carica del telefono partendo da zero. È davvero molto molto lenta a ricaricare. La durata anch'essa non è eccezionale. Mi aspettavo qualcosa di meglio, devo dire, però, effettivamente, un 6 pollici, un display così grande consuma anche parecchio. Sono arrivato col mio utilizzo medio a coprire un giorno e mezzo. Quindi. Forse se siete fortunati e lo userete poco, arriverete a due giorni, ma non li supererete sicuramente. Come caratteristiche sensori, oltre al lettore di impronte che abbiamo visto prima, abbiamo l'accelerometro, luminosità, e prossimità e gravità, non abbiamo l'NFC, GPS funziona davvero parecchio, parecchio male, questo telefono non va utilizzato come navigatore, non ci siamo. Addirittura durante i nostri test, mentre ci spostavamo, perdeva tutti i satelliti che aveva faticosamente agganciato, vi faccio vedere magari anche gli screenshot che abbiamo fatto. Se eh, riesco a tornare indietro, ok, eccoli qua i nostri screenshot. Vi faccio vedere appunto come all'inizio aveva trovato tutti questi satelliti, facendo di ben sperare. Poi, appena in movimento, guardate, iniziato a perderli tutti e a perdere anche la precisione. Davvero scarso questo Blue Boom Maya Mash per quanto riguarda il GPS. Andiamo a vedere adesso però come si comporta con la navigazione web. Con un display così grande, anche la navigazione deve essere piuttosto piacevole, devo dire che Proprio così andiamo a richiedere il sito desktop. Ok, mi parlo anche della ricezione che come wifi non ho trovato particolari problemi. Prende piuttosto bene in quasi tutte le stanze. Non ho visto grandi perdite di segnale. La rete invece è un po' sottotono, soprattutto in casa, ma anche nello switch da 4G a 3G è piuttosto lento. Anche quando si va fuori banda, si va in roaming. La connessione ad altro operatore è piuttosto lenta. Quindi, da questo punto di vista, non sicuramente brillante il blu Maya Max, andiamo a vedere come si comporta durante utilizzo la navigazione, guardate praticamente lo scroll è rapido però il rendering è molto lento, non è reattivo come altri telefoni, però in linea di massima per navigare, guardate è davvero buono, non ho nulla da riproverare al Maya Max su questo aspetto quindi navigazione sicuramente buona come musica invece sentiamo come si comporta l'audio, audio che proviene dal chipset con l'applicazione di NXP, con avanzato sistema Hi-Fi quindi quando lo ascolterete in cuffia si sentirà piuttosto bene e come sentiremo questo permetterà anche la presenza: di un po' di bassi andiamo a sentire la nostra canzone di test. Ok, alziamo il volume al massimo. Buono l'audio che esce fuori dallo speaker di sistema qui sotto, devo dire anche la qualità è sufficiente, considerando anche il costo del telefono. Non posso dire la stessa cosa per quanto riguarda l'audio in capsula, che l'ho trovato un po' sottotono, non un volume elevatissimo, mi sono trovato un po' in difficoltà, specialmente in ambienti rumorosi. Il display supporta 10 tocchi e non ho nulla da ridire per quanto riguarda il touch, è davvero molto buono, anche quando andrete a scrivere velocemente non perderete un colpo. Andiamo a vedere adesso come si comporta nel gaming. Partiamo con Riarrest in 3 e vi faccio vedere un po' come va in crisi questo telefono. L'audio va a scatti, infatti il gioco gira abbastanza fluido, però nonostante tutto davvero fastidioso giocare a Riarrest in 3 perché l'audio scatta tutto. Sentite qui che roba? Davvero nervoso, mi viene a giocare con questo sonoro, quindi esco subito. In linea di massima però se andiamo a provare magari Asphalt 8, questa situazione non si verifica, quindi è un problema legato esclusivamente a Rian Racing 3. Infatti vedete con Asphalt 8 non gira affatto male, è abbastanza fluido anche in questo caso, però l'audio si sente bene, a parte <ride> non mi sento bene io perché <ride> eh, mamma mia già la prima curva, Sempre peggio, Mac. Non riesci mai a migliorare con questi giochi. Sei davvero una frana. Però, nonostante tutto, guardate, gira piuttosto bene. Quindi, da promuovere l'uso di Asfaltotto. Da bocciare quello di Real Racing 3. Quindi, promosso per quanto riguarda il gaming, a patto di non giocare a Real Racing 3. Andiamo a vedere come si comporta con le applicazioni multimediali. Andiamo a aprire il gestore delle pagine di Facebook. Come vedete, è abbastanza reattivo a parte i tempi di caricamento dovuto alla mia connessione internet, che fa veramente pena in questo periodo. Comunque, guardate: quando ha caricato è un fulmine, va molto veloce. Proviamo ad esempio anche Instagram, giusto per vedere i tempi di caricamento. Guardate anche in questo caso, ha aperto davvero molto rapidamente. Quindi posso confermare che nell'utilizzo delle applicazioni e anche nell'utilizzo quotidiano, il tempo telefono è davvero reattivo e molto molto stabile quindi che dire ragazzi questo telefono è sicuramente particolare perché è un 6 pollici quindi se lo comprate dovrete avere un motivo particolare quello di avere un display piuttosto grande da guardare guardare male dei film su youtube ad esempio questo funziona davvero molto bene però in linea di massimo un telefono che non ricomprerei non mi è piaciuto non mi ha lasciato un granché il fili non è stato eccezionale nonostante si muova sempre bene non ha mai avuto uno scatto nonostante lo abbia stressato davvero molto dopo la introduttiva, potevo anche fermarmi lì perché peggio di così non poteva andare in realtà è Blue Bull Maya se ne esce con la sufficienza tirata mi aspettavo decisamente di qualcosa di più anche visto i precedenti telefoni Blue Bull provati su Mac Tech quindi se non avete particolari necessità di avere un 6 pollici non vi consiglio l'acquisto di questo Blue Bull Maya Max a 150 euro prezzo del telefono potete trovare sicuramente qualcosa di meglio se siete però curiosi comunque di provarlo vi lascio nel link in descrizione per l'acquisto su Amazon per questa video recensione è tutto, sperando che voi vi dimentichiate presto della intro introduttiva, mamma mia che vergogna Mac, un saluto da Blue Boom Maya Max e da Mac per Hightech, viva Mac iTech, per Mac iTech, ciao Matteo!